questo Dani lo vede sotto la fotografia della signora Lea, però mandali, se no signor Fonzo tu sente. Ma vedi tu se è normale fare ciar caro a una persona che ancora è viva. Sì, sì. La signora Lea è viva e vegeta, da cinese salute, stammi di mia. Però in questa casa è morta. Sì, sì. Siamo come nate male per me. Tu mamma c'ha le mie famiglie, se no. Tu senti? Eh sì, signori miei, un signor Alfonso è convinto di questa maniera che tutte le sue disgrazie sono colpa di sua sogera. Ehi, ci ha montato al tavolo perché Pinto è morta. Motta di cent'anni. Eh sì, campanella a capi mattina. E qui è. Pinto, le cucce che ha disgraziato! Fatta abbrazzare! Quando l'ho fatto bella! Io bello tu ci ha fatto! Senti la figlia! Vieni qua, ti ammazzo, tu vuoi un colpiato, da un male! Ma mi fai male, forse! Male! Ma ammazzate! Ma ti ammazzo! Ora! Bacio! Ma che ha disgraziato? Ma che hai fatto? Ma che hai fatto? Chi mi ha fatto? Chi mi ha fatto? Pezzo di approfittatore di ragazze in Genova, sto con la figlia che non si ha! No, perché stai facendo così ora? Perché stai facendo così? Io come una fissa ci cascai, questo cartone ci cascai. Io ti amo, io ti voglio sposare. Dammi la prova d'amore. E chi era un polone, Luca, ce l'ha data la prova? E va bene, c'è cioè, intanto disgraziato, Hai ragione. Sì. Ma io sono qua per farmi perdonare. Hai ragione. Io sono un vigliacco. Io sono un disgraziato. Forza il luogo. Io sono un porco. Quello che mi stai dicendo. Un porco fedifrago sono. Bravo. Però, sì, però io ho amato solo. Risolta, disgraziato, risolta. Mi stai sommato. Hai ragione. Ma io sono cambiato, credi. Io sono qua per farmi perdonare, tanto da te e anche da mio fratello. Sì, ci buttaste i 5 milioni che ci fottiste tant'anni fa? Che c'entra? Che c'entra? Che sono cose passate, sì. Ma scusa, ma tu pensi cosa sono da le soldi? No, forse le soldi non so. Hai visto? Ma io tu hai saputo che tuo frate è stato malato? Ma frate? Molto malato, gravissimo. Ma che ti stai dicendo? Grave. Io non ne saputo niente, È stato operato. Operato? Sì, sì, urgente, tanto se l'operatore ha operato a crostata. Non operato, ne capisco o ne consente? Guarda, ho operato, la cosa che vedi sotto l'uomini, come si chiama? Da una cosa! Non ti chissà, di l'auccio, chi te la viene sotto, come si chiama? Agata, a prostata! Chissà gioco, ma c'è stato gravissimo! Ora con me! Ora con me? Cine salute, mia di mia, che fare? Ma ho morto, ora cine salute! Gente, cine salute, ma che ne ha fatto? Non sta capendo, non capo! Che ne ha fatto? Che tu si è convinciuto che a Mosgeri, che ci hanno fatto la maglieria, che la sua sogra ci ha fatto la maglieria e che a Mosgeri di un momento all'altro siamo consumati. Ma tu cristiano che ci cavo per fare quel monte però, via. Perché prima ci sono io ci voleva vedere. E tu ne ci inganni. Ma in telegramma, ma in Alice, chissà. Vabbè. Il momento viene muovo. Ture, ma che stai pensando, Ture? Tu sai che questa potesse essere una cosa interessante, veramente. Pure non combinare non proprio con i tuoi, però, No, ma perché mi giudichi male? Ti ho detto che sono cambiato, io sono un uomo nuovo, vedi? Oh, e qui? Via, signora Camilla, e che faccio? Non lo vai? Ma dite che ci faccio. Ma ci faccio un nombrato, per favore. Ci faccio io, ma dite. Ma dite, che fa? Parlando io stavo cantando, signora.
Stava cantando? Sì, stavo cantando. E qua era la botta? La botta? Niente, signora, qui era, che chi? Ci spacinate che vanno fuggiano, spattano carte, come si chiamano? Il testimone di Genova. A me ci siamo un po' questa signora, noi tagliamo un cucino da scuola. Ma spiegare questi perché dicono che sono di Genova, gli è passo lo siciliano di Tigna. Ah, che da non sono di Genova! E non sapevo che di Genova stanno venendo di Genova! Testimoni di Genova, che da di Genova! Di Genova! Fai sempre un sacco di confusione! Senti, dimmi una cosa a proposito di confusione! Ma la mia ricetta rosa dov'è? I signori, chi ne sa ci vuole un'idea di sciocchi a Gergetta Rosa? Ma Agata, ma se non mi sbaglio, tu sei la cameriera? O mi sbaglio? E quindi dovresti sistemare, pulire, lavare? E perché? Che stava facendo, signore? Ma sei stato tutto, non ci avevi fatto cosa senza far niente, così? Guarda che si sta studiando, Gergetta Rosa è l'orde! E che ci voleva a dirlo prima, Agata? Ma signore, ma sei con tutte le camicette che aveva, lei ci ha pedito sempre chi ne urla, ma... Il permesso prima di scegliere vestiti oppure non sai che facciamo? Mi vuoi vestire tu? Vestimi tu! No! Arrangiatemi, signora! Arrangiatemi! Ma che mi vediamo? Mi lasciamo! Anzo, senti, Agata, meglio che sparisci prima che perdo la pazienza. E mi trovate, mi trovate, va, va, esco io. Ma io non lo faccio, va. Pronto? E qui che è venuto il trapasso? Mi scusi, non mi sono rappresentato. Io sono Peppino Io. Siamo finire, grande stato. Mi scusi, non mi sono rappresentato, io sono Peppino Iella, titolare dell'omonima ditta beato che se ne va, noi lo porteremo dritto all'aldilà, la nostra ditta accompagna travastando offrendogli i migliori comfort. Vale legno massevole, ciliegio, ebano, con interni in noce, guardi, guardi, velluto damascato, tocchi, tocchi, piume d'oca. Dove avete accasciato la salma? Ma quale salma? Ma scusate, ma che a Motte non ce n'è, ma lei è a questa ciccata. Come fa? Mi è stato detto che in questa casa si era appena avverato il miracolo dell'amore. Che bello miracolo! La dolce morte che viene all'improvviso porta il cielo al di là e fatta aiutare dalla ditta beata che se ne va. Noi li porteremo dritto al di là. La nostra ditta accompagna travassando offrendo il migliore comfort. Bane, legno massevo, ciliegio, noce e... Ma ho capito, ma qua siamo tutte buone. E se c'è uno malato, ancora io è vivo. Ah, va bene, vuol dire che Peppino Iello tornerà quando il miracolo sarà avvenuto. Sì. Guarda, le lascio il mio biglietto da visita. Non si sa mai, la morte sia così all'improvviso. Non sta camminando per me. Comunque, la saluto Peppino Iello, titolare dell'omonima ditta, beato che se ne va. Noi lo porteremo dritto all'aldilà. Sì. La nostra ditta accompagna, sta passando, offrendo il mio migliore comfort. Ma non hanno saputo, sta camminando. Pare il legno massello, ciliegio, ebano. Daniela! Ah! Sì! Ah. Buongiorno! Casi! Tu vedi essere! Qua era! Pazzo! Niente, pazzo! Gettuiella! Pippi! Ecco, la sua biglietta! Pippi Iella! Sai, sei un che non ci cava salme, che a morte non ce n'è, io mannaggia. Che mannaggia, ma non metterò d'accordo, non vuole fare mio, ma non metterò d'accordo. Sì, signor Alfonso, e non si preoccupa, i picchina siendo un usciauro, agevolo prima di la notte. Stassi tranquillo, stassi tranquillo. Non aiuto le panna, io amo. Un due ore sta sì. Cristiano che sta morendo da un momento all'altro, un due ore sta sì. Sì, sì, Alfonso. Ma la cosa grave la vuoi sapere qual è? La vuoi sapere? È che non muore mai, Alfonso. Mai. Ma tu non sei malato. Malato. E allora di nuovo, come tu spiegare che stanotte non hai solo voce. Hai adorato tutto, tutto, adorato la testa e i petti.
Alfonso, ma se tu dormissi come tutte le persone normali, con un pigiama, no, con quel vestito sempre che ti porta appresso. Ma tu scherzi, ma tu che mi occupo con il pigiama? Io posso muovere un momento all'altro e me la faccio da pronto. A me il bicchiere in mano, vuoto, non me la metto. Vabbè, che ti butta le mischie il bicchiere? Io mi vesto da me. Ma poi dico io, ma quel vestito non ti sembra appariscente, Alfonso? Appariscente? Tu l'hai visto un uomo? Come sono vestito? Di nero. Ma la faccio come sono? Bianchi. Tu immagino tu? Tu non immagini da sopra che mortone faccia a te? Una valle sterminata di nero. Tu immagini appena moro io? Ma per esempio io un pietro me la lavo. Ehi, prego, si accomodi. Già Dio che non mi ha un signore molto mi sudace, mamma mia, però sono mamma, mi dice, non volete cavo! Hanno un tocco di fantasia, ha mezzato tutto sto nero, vieni qua, fida della mia testa. Una fantasia incredibile. E poi lui vuole che è rosso e colgio la maglietta. E tu, perché sei fissato? Vabbè, per quello. La stiamo vedendo. Vieni, vediamo il testamento. Maria, basta, Alfonso, di nuovo con questa fissazione, io non ne posso più! Rivedere un testamento! Allora, la prima cosa che muoio, la prima cosa che fare quando muoio, devo aprire la porta. Mi raccomando, i porta una stiravette, sbarrate, ti diano l'otto, 3 più 3 per 3, la mia l'ho tutto mio, va bene? Perché l'arma mia si è uscita, potrei uscire, trovo lo spazio mio se la seconda? Ti devo legare il fazzoletto in testa e ai piedi. Questo è importante, ah, oh, l'azzoletto, bello. No? Bello scritto! Tomma ti mi presento, lo faccio a te. Mi raccomando, ma tanta bella illuminata, candelabra si aggiorno, mette la pasta l'angelo, avvisami. La quarta? Devo coordinare il pianto! Questa è importante, ah! Ma non parla con te che stai importante! Allora, è importante perché il funerale, il morto deve essere localizzato! Tu, fuggire molte volte non si capisce niente! Ciao, cioè, non si può fare condoglianze! No, ma ciò a fare condoglianze, ma che la tecca, condoglianze! Non si capisce niente, invece basta essere localizzato! Allora, organizzato! Alla mia testa a 7, azia Peppina e azia Filomena. Alla mia sempre destra, chi te la sinistra? Alla mia testa a 7, azia Angiolina e azia Ciccina. No, azia Ciccina vuol dire. Ebbene, era Girona. Azia. Vabbè, vedo con. Ma c'ho una allora, 5 minuti alla Angiolina, sinistra. Io 5 minuti alla destra. Io sono, perché devo stare una ricchezza, no? La quinta? La quinta non la so, Alfonso, mi sono stufata di ripetere sempre le stesse cose e la stessa litania, basta! Non c'è, mi staccato, non c'è rispetto, non c'è rispetto, ma sto morendo un momento là. E poi mi fa male la testa, ma sono stato con circa la testa. Più che rosica la testa, illumini! Illumini deve essere tutto annumato quando tu vai a rivedere! Illumini alla maiara devono essere tutti annumati! Dimmi, forse dei pazzi, voglio proprio... Come ti può stare che illumini sono là? Ora, appena la tirata, sta bene. Appena è, passate voi, appena... Ma che ha fatto? Ha fatto, smettila con quella qua, finisci la pazzi, mi ha attaccato! E poi come ha chiamato, vista? Acqua! Cavole acqua! Che sta acqua? Questo è un miscuglio benedetto! Proveniente direttamente da Pazzi Appino! Andati dalla caccia! Sandra Testitano! Sandra Testartisi! Andalo nel Giugone! Andalo nel Lunes! Andalo nello Spoglio! Andalo nel Vosco! Andalo nella Scala! Ascolta, hai finito con le litanie, tu mischi il sacro con il profano, non si fa! E tu sottovalo sulla porta! E basta! E va bene, comunque voglio vedere quando smonti quell'altare, perché mia madre non è morta! Pitia, ma che mia è morta, chi è se morta? Sei pazzo, pazzo! Lo sai che ti dico io, Alfonso? Lo vuoi sapere? Sto uscendo, me ne vado a posteggio. Lo sai con chi? Con mia madre. Ma dove cazzo? Sì, non lo fare, come lo faccio in vano? Sì. Ma come ti permetti? Aspetta, compagno, mi fece l'acqua sparata, amici, come lo voglio in 5 minuti! Ma questa non è acqua! Ah no!
Santa di casa, Santa di schizzare, Santa di schizzare, Santa di peggiugore, Santa di rullo, Santa di scala, Santa di tindere, Santa di nuovo. Buono, udiamo battere, agitaci sotto di A padre, faccimi una vau. Ma lei è stamattina, come si sente? Lui è a porta, lo vado. A porta. Oh, maestro. A sto raggio. Oh, maestro, dopo tutta l'udizia, non lo puoi dire, sta scendendo la mano. Ma scendo la vita, mi sogno. Bullettina. Qua? Bullettina. Niente, bullettina. Ma vuoi? Ah? Vuoi? Lei dice che è la mia. Ah. Senta, ma lei stamattina come si sente? Male. Lei prima che muori, io non ci avessi l'ultimo desiderio, chissà, ci magari... Io non sono andata a morte. Ma sai, magari uno vuole piacere una persona, vuole incontrare qualcuno che non vede da tanti anni. Effettivamente ci sarebbe una persona che vuole incontrare. Ah sì? E chi è, mascolo o femmina? Uno sei mascolo. Mascolo, sì. Ma è una cosa che un nuovo ruolo. Ah? Un nuovo ruolo. Niente, io ci volessi dire una cosa, però non so se c'ha di dire. Perché io mi preoccupo. No, ciao, l'isserire. Però mi preoccupo, che lei poi si agita, ci piglia una sicca e mi resta anche la coscienza mia. Ma quando io uomo lo faccio, cado uomo lo no, ciò cos'è a morte, no? Perché faccio ciurri con lui? Dimmi. Però non io stare calmo. Mio. Perché se poi ci piglia una sicca, crepa, a me mi resta anche la coscienza, quindi io non so, ciurri con non ciurri con. Non la voglio sapere, basta. È buono, ma c'è problema, tanto io la saccio. Lei non la vuole sapere, questa casa c'ho io. Cosa c'è da dire però, eh? Ciurico? No, non me lo dobbiamo dire! Ciurico? Dimmi. Però non è stare con Muzzo, a devi stare lì. Due, morici, non morico. A vista lì. Vabbè, a vista lì. Sì. Ma io non vuoi, ma che è? Che vuoi? Che ti metto là? Idu. Ma questo che faccio io? Che non vuoi sapere niente, non vuoi dare niente e vado in Italia perché già mi stanno pigliando in erba. Vedi che io ho ragione? Lei ha poesia agita, capace ci piglia una sicca. Ma io non sono capace. Ma se sei non torni qui, quello, quale quello? Tanto lei non vuole sapere più, cioè hai tu visto. Non lo saccio qui, lei non vuole sapere che niente. Dimmi qua visto. Forza. Ai. Giuda. A chi hai visto? A busciofrate. A qua visto? Quello hai visto? A busciofrate. E uno ha visto? E tu gusto visto. Augusto. E stanno frate. Sei secca. Io un intero Augusto che passava. Ma stava passando e a un certo punto da pannascia da pigliò ho visto. Sì. Va da duri. Io salutai, ciao Duri, che non è a casa! Io mi salutavo, se non ci vieni a casa. Ma perché Duri? Capi che dice che si affronta per tutto quello che ha combinato, caruso che non ci ha portato la faccia, non me le penso. Fatto bene, non lo voglio vedere, quello è un delinquente, un stofante che se ne gira la manda a vista mia. Sì. Ora, non lo voglio vedere. Mi disse, è divenuto a paese solo più cresce come sta a me frate. Ora ti ha visto che bevo, che sta buono, me lo posso vedere. Sì. Non voglio. Questo mi sa ciaccia, mi scherzo. Non mi va. Riuscivo a fare la sacchetta. Raga, ho visto una fotografia di lei quando era picciucchietta. E mia moglie mi conta se. E mi disse, ehi, tu è un frate mio, ragazzi, sta fotografia manda lì un notte in giorno. Ma chi guarda il tuo fratello mio, Mari? Guardò, sicuro che lo vedi, sì, Alfonso, suo fratello Duri è qui!
ti perdono. Però prima che ti perdono vai a ammazzare. Dai a ammazzare, dai a ammazzare e stai a seppellire. Poi dopo che ti seppellì tu dici angio. Poi mi vendo che l'hai ammazzato. E poi ti perdono. Non è stato, eh. Non è stato tutto tempo. E chi ne ha fatto? Che ne ha fatto? Che ne ha fatto? Che ne ha fatto? Che ne ha fatto? Nada! Vuoi sapere più da me? No, non mandare. Ma per perdonare più davvero, io sono cambiato, ma il crisi l'ho frate, ma come dai a fare capire? Io sono cambiato! Ma il crisi, ma perdonare per favore! Io te lo chiedo in ginocchio, perdona per favore, perdona, perdona! Perdona, mio frate, no, ma perdonare! No, perdona, perdonare! Una gita in ginocchio lo chiedo, ma perdonare per favore, forza ti perdono, ti perdono solo per un motivo. Quale motivo è? Perché stai morendo nel momento là? Ma come stai morendo? Non mi viene in capo a sogno morto, stai dicendo che a me avrei detto con l'operazione di YouTube buona. Ma sì, ma sì. Ma mia, ma lì, guarda, aiuto buono, intervento, tutto a posto, ci vediamo. Che problemi ci sono, frate? Mi hanno detto un sacco di ricci, mi hanno detto, ma sono sicuro che mi hanno detto, guarda, aiuto tutte cose buone. Ma frate, dentro sta casa, faccia tu una scadanza. Zitti. Usiemi? No, usiemi. Usucci! Accendi il bustino! Shhh! Questo non giorno, ci ho fatto lì il bustino! Usiemi, usiemi! Oh, sì, lo so! Ah, dai, tu esucci! Sì, sì, sì! Sì, ma non lo spiego. Vedi, fratello? In questo tempo che io sono stato lontano, hai fatto un lungo viaggio. Hai attraversato mari e monti, monti e mari, mari e monti. E poi tu hai nella foresta. Scendi, ci sei in questa foresta a ponda mari e monti. Già foresta, ma il monte. E poi c'era un'altra foresta. Altra foresta. E c'erano là. Passai là. C'era una montagna, c'era tutta. Si è visto tutto freddo da sopra. Calai e c'era una grandissima foresta. Tutte e qua le spese mie. Zitti, che non ci ho babbiato. Dopo, cioè zitto, io ho conosciuto un maestro divino. Un grande saggio. Il capo di tutti i saggi. Il divino Cicriri. Il divino Cicriri! Cicriro! Sei matto da questa cosa! Alfonso, il maestro Cicriri! Hai capito? E mi ha insegnato a scudare i succi. Ma quale? Tu c'ha bambini queste cose! Mi ha insegnato a sentire gli spiriti maligni che ci sono di casa! Di me cosa? Zitti! E dai a dire, che andà a sta casa ci viene uno! Ma che stai facendo? Zitti, non mi fare mancare! È fortissimo! Casa si sente forte! E poi gira! E gira qua da casa! E la persona della famiglia come fa? Io sono io, ma che l'hai! Ma ha dettato la mia marina, ma ha dettato perché da lì ci caio,
perché le recita il mutuo con l'anno, sono figli di giovani. Ah, sì. Allora dai, che voleva che mi scusava io, la per mia fede, io, conto da che mi accusava. Sì, ma mi scusava io. Assente, ah, assente. Ah, non da sé, ma che te la vuoi. Stai a dire, non so la notizia. No. Ah, ma ieri è troppo forte. E ti ho sentito un po' carino, ma sei stato visto. Come lo fare ora, come lo fare? Ma dico una cosa. Tu mando. No, 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 no. Non la chiamare, ma. Non chiamai mano. No, no, maestro questo è. Tu, maestro, tu maestro, dove potresti aiutare? Dove potresti aiutare? Occio, attraversare mare, onde, onde, mare, foreste, va! Ma foreste, beh, foreste di forestale, che da camona a cartellare di gente. Che mandamola? No, fare lei, che c'è lei. E poi forse da lì giù potresti mangiare, ma come facevo? Come facevo? Ma ci potevo telefonare? Sì. Ora, oh, no, maestro, io avevo telefonino a me, sono andato a foresta. E come si fa allora a chiamare chi sono? Lo sai che potessimo provare a chiamarlo attraverso certe onde elettrospirituali. Elettrospirituali? Sì. Ci potevamo provare, aspetta un attimo. Oh, non è che è pericoloso. Lo sai un po' come scatto. È tutto pericoloso. Tutto pericoloso. E tutto quello che sta facendo in questa casa, solo io ne posso fare. Io volevo... Quindi sta con il mondo elettrospirito, spirito, spirito. Un telefono, ma è l'onda elettrospirituale. Ma che c'è? Ma dici che questo non hai un telefono? Io no, ma la segretaria sì. Sì, pronto, ci credi? Come può ci credere? Ci credi? Sì. Sì, abbiamo bisogno urgente. È questione di vita o di morte. Tu stai molto con la vita. È più morte che vita. Urgentissimo. Va bene, l'aspettiamo. Un maestro ha accettato. Due cose importanti. Sempre sistemato. E non parlare mai. E soldi non hanno, maestro. Lo sai che succede? Ma manco tu puoi immaginare. No, quali sono? Perché l'ho preso? Perché l'ho preso? Perciò, ma c'è come? No, quanto si stava a dirlo? Ma per avere? Ma due. Sicuro, sì. L'ho preso un labbro, ma c'è come? Ah, ma non lo stiamo! Ora come faccio? Devo trovare una soluzione subito. Tu? Io. Oh, tu? Non c'è l'ignato. Ah, si può sapere chi è che stai combinando? Questo, mago, niente su tutte cose! Ma che dici, amore mio, non ti preoccupare, tu sai, niente, non ti preoccupare! Non ti preoccupare! Se mi denuncio, ti porto con me, scappa! Lo porti con te? Sì! Ah, ti piacessi, porco, ti piacessi! Va bene, mi porto a Napoli, non è un problema! Sì! E sentiamo, come fosse sto mago? Cangiavo, idea, cangiavo, senti, voi fosse ancora non lo saggio, tu tieni voi, io ci scettiamo un po' di soldi a mio frate e scappiamo. E non è che mi buttassi. Che sa, ci vediamo. Scappiamo insieme, Sì, sì. Scappiamo insieme. Che certo. Scappiamo insieme. Allora, se mi porti alle bananas ci vieni. Sì. E ci vediamo un po' cambio una frutta. Sì. Alle bananas, saga. Bananas, bananas, oh, il problema è umano. Come un problema è umano? Un problema è umano, non lo sa. Ma è una cosa, ma ci vuole di me cucinoiano, sai che dove stanno in carcere tutto il tempo? Sì, è asciutto che non c'hanno fame, pare che è domiciliare ora. Lui ha la faccia da mago. Sì, perché ti pare che tuo frate ha un bruttonariano, non lo conosci. Ma tu hai visto come si ammucca tutte cose, mio frate? C'era ogni una camuffata, una tingiuta, una ciucca, ballò vestitino di vista così, e abbiamo fatto male. Tu stai attento, stai attento perché stavate scippi. Ti sto dicendo che sono cambiato, sono un uomo nuovo, questo. No, 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 no. Tu stai tranquilla, che tieni, mi sono io, basta, e poi per il resto ci penso io, ma ci raccomando, basta. Va bene. Ah, da morire voglio cercare, così, vediamo che potevamo fare. Vediamo, giusto, perché io, ma se invece... Ci ha mancato solo visto! Faccia formulata! No, è che. Ah, si è scappato di noce! Rodato! Mi è arrivato, mi ha telefonato urgente e me ne sono dovuto andare. Ricorda che Rodrigo, la ballina che ti sfiga, non è ingannata! E va bene. Intende? Insomma. Chissà, hai caputo.
Senti, senti. Beh, allora, guarda, ti spiego. Mio fratello è una persona molto ingenua e crede che sta per morire. Io ne approfitterò, prenderò un po' di soldi, ti restituirò i tuoi 70 milioni e poi scapperemo insieme. Però adesso dobbiamo andare. Ma in solidarietà? Sì, 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 però andiamo a scappare, però. Poi lo spiego. Momento! Momento! In questa casa sono solo campanello. Pii! Prego, prego! Avvocato! Prego. Sono stato convocato dal signor Alfonso. Cara Agata, ogni giorno che passa è sempre più bella. Grazie, grazie avvocato, grazie assai, però lei ha usato che non ce ne scendi, eh? Uccidissi bellaro. Sì, ma io lo so, ma io ci provo. E lei ci prova sempre, avvocato, cioè tu lei ci prova sempre. Ma non è che lei non mi piace, e che deve essere simpatico. Sono che io tutti i fintuzzoli puli in gasolina. Ma si sa che un piccolo difetto nasconde sempre un grosso... Un grosso motore, avvocato Lambretta! Ci va a chiamare il signor Alfonso, no? Grazie, 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 grazie. Sicuramente saprà, io l'ho fatto bene, lo so. E siccome prima d'amore, ma cosa dite? Prima che amore, ma poi si scappa, io mi scappo, ma gli stavo dicendo, io dite. Prima, siccome lo dicevo oggi, ma non la facciamo a questa moto. Per favore, non è che mi fa schifo, non è che mi muore il capo, Allora, gli dicevo che io, siccome ho questi soldi, voglio fare il testamento, perché non voglio che quando muore i parenti si scippano. Non ci sono problemi, signor Alfonso. Lei viene nel mio ufficio con... State morendo, ma fare la mia famiglia in ufficio. Ma che freddo, papà? Ma no, che la Vespa! Pomodori! No, andiamo a parlare! Non ci posso vedere! Non è che la Vespa, né pomodori! Lei viene con il notaio e con due pomodori! Pomodori, papà! Che sto costruendo pomodori! Non è bene! Né pomodori! Vende che la Vespa! Ma va bene, papà! A bere! A bere! E ho l'ora a fare pomodori! Importante che porta il notaio e due. Ma come la va a fare questo motore? No, no, appena. Motore no, no. Con il notaio e con due. E con due testimoni. Così facciamo. Vogliamo un bel radone da motociclette. Ma no, no. Con il notaio e con il tuo motorino. Ma dov'è sto mondo come vuoi? Chi si fa a buttare? Amore, con il notaio sopra me lo trovo grande come me. Due testimoni sopra tu vado il motore insomma per me. E così facciamo l'atto. Grazie, meno male.
meno male che ha caputo. Ma lei ha provato appena caputo. Alfonso!
Tu non stai morendo, non vuoi capire che non stai morendo? È mia madre, non è una maiale! Non è una maiale, ma io sto appena accendendo sull'acqua benedetta, friere! E questa sono cose che tu non puoi sapere, va bene? Questo ce lo darà il grande maestro, che tu lo capisci? Ma che è questo maestro Alfonso, chi te l'ha fatto conoscere? Alfonso. Alfonso, vado a dire chi è questo maestro, sì! Ma chi me l'ha fatto conoscere? Chi? Io non ci volevo dire, poi c'ho il sito. Però io non ci volevo dire. E poi c'ho il, perché poi ti chiamano, no? Poi c'ho il sito. Però uso, va fiare. Si può fare un gusto, si va fiare. Va fiare, due. E poi... Ma che ne mangi parole? Chi? Ma io non l'ho già sentito! Ma frate! Chi? Ma frate! Tuo fratello! Alfonso! Non mi dica che tuo fratello è tornato e tu l'hai fatto entrare! Che faceva? È cangiato! Sta un picchiato camera in giro! Alfonso, tu sei un fesso! Però prima c'era che ho fatto un buon bacio! Certo, ci credo! Sei un fesso, Alfonso, fesso! E tuo fratello è stufante! Ma dico io, come fai ancora a fidarti di lui dopo quello che ti ha fatto? Non lo capisco! Alfonso, io sono stufa! Stufa! E non voglio vedere in questa casa né tuo fratello, ma neanche questo sedicente mago! Intanto stiamo calmi, ancora in questa casa, prima che lavoro, per le 5 minuti! Lo mando io, va bene? E già tu vuoi dire? Sì, però non sai che cosa ti dico io, Alfonso? Che faccio le valigie e me ne vado perché mi ha già stancato! Fai valigie anche tu! I valigie le hai fatto io, va bene? Ma come fa a venire a parlare? Manco mi ci rimandano io, quindi. Ma poi no, la donna, sicuro la donna. Quando il mago mi guarda là, io il maestro, non lo chiama mago. Quando il mago mi guarda là, io... Brutta scena, maledetto. Porta! Ma che ti dà la vita? Tutto bagnato invece! Hai visto questa cosa che sgriccia in continuazione? Arriva, un minuto, quando ha messo questa situazione che prepara la casa in un... Avanti, qui è! Prego! Io sono avanti. Tu sì! Forza, tu sì, ma avanti! Ma io sono questo momento! Vai! Porta rispetto al grande saggio divino, sì. Il capo di tutti i saggi, sì. Il maestro divino Cicri. Ma non c'è Cicri? Sì, la donna, ancora, la mette a piacere, no. Sì. Ma secondo te, tuo frate, non si natura che stai con Bruggio Merigliano? Ma non mi hai fatto tu? Fidati! Sorella? Sorella, tu forse mi scangi con qualche tua conoscenza. Ma sorella ne vuoi, capisci? Sorella in senso spirituale. Vieni qua, fammi entrare dentro il tuo spirito. Andando che faccio il giardino con buono! Che stai facendo? Ha scambiato un personaggio. Il marito da casere ci picchi se dimmi ne frate. Per casa era tutto lui da Incia. Dove tu c'è stato? Io devo essere la cosa sempre miserata. Ma io no, e manco ci voglio dire. Inginate di davanti al grande maestro saggio del saggio e ci credo. Ma ci ha detto noi passato. Senti Michelino, io te lo ripeto per l'ennesima volta. E magari per l'ultima. Quando il maestro batte le mani, tu batti la litania. Sì, ma quando si mangi? E buono a chi scoprirà un altro pulizia. Tempo perso. Vabbè, va. Chi è? Questo maestro. Ma come vuoi vedere? Come vuoi ma questo è un po' qui, ma c'è il combattere con chi? Non ci mette male dove? Ci mette?
Avanti, per favore, facciamo una prova, Andiamo, attacca. Forza. Fratello, maestro. Non mi fate scomodare i nervi, per favore, lascia l'attacco. Forza. Ciuffotto, non ti senti, ciuffotto. Inghinatevi davanti al grande maestro, saggi, ci credo. Ma questo non lo so dire, Vabbè, allora non ci vedo, ma caro non ti ci vedo. Lasciamolo vedere. E che lì, non lo so. Lasciamolo vedere. Per favore. Piuttosto, vediamo come sta questa situazione. Tu, invece di ricambiare sempre, lo chiamano il frato. Chiamo, ma stiamo attenti a che cosa facciamo perché i cani attaccano a tutte pari, eh? Bene, va bene, hanno capito, non aspettiamo le altre. Sì, va bene. Non stai io, calma. Dimmi, hanno provato 100 volte questa cosa, hanno provato. Ma potete... Se ne Oh, ma è su io? Oh, basta, Potolino! Ma è... Grande mago! Ah! Oh, che! Okay. Ah! Dico, ma io... Cosa odono le mie orecchie? Chi osa chiamarmi mago? Chi? Io sono... Chi osa chiamarmi mago? Anda grande maestro, faccio dei saggi ciclini. Non la potete ammazzare. Scusate, grande maestro, la mia ignoranza. La tua ignoranza è pari solo alla mia saggezza, perché io sono... Inghinatevi anda grande maestro, faccio dei saggi ciclini. Che io non so, ma come è sto amo? Donna, non mi chiamare amo! Il maestro, ma se mi dia poco! No, ho detto sti bocca! Ma è tutta sta cosa! E poi te dici che avere la marmonda da foresta e parla di chi allora tu non capisci, perché è un grande maestro, magari per suo motivo! Sì. Tu, come sei ignorante, che non si ignora un tizio, tu faccio un siciliano e non si adegua, capisci? Ma se no tu capisci? Se faccio l'italiano? No. E quindi si adegua, ma sa come? Non sbagliare! Così. Ma non ti scannare! Non ti scannare! Scusate grande maestro, dicevo qua... Ah! Non dire nulla! Al grande maestro non si dice nulla! Perché Iddu sape tutto chi tu che sape e sape magari chi tu che Iddu non sape. Lo dicevo, io vi ho fatto venire qua a casa mia. Lo so! Al grande maestro non si dice nulla perché Iddu sape tutto chi tu che sape e sape magari chi tu che Iddu non sape. Io dico, vi ho fatto venire qua a grande maestro. Adesso io leggerò dentro il tuo spirito attraverso la mano. No, la mano no. I capelli no, i capelli no, l'orecchio no, il naso no, braccio no, gamba, upere no. Ascita. Perché tu sei ignorante e la con la mia maiuscola e la mia ignoranza è pare solo alla mia saggezza perché io sono inghinatevi davanti al grande maestro faccio da faggi ciclini che fa un tacca tu maledetto. Ma allora tu non hai capito, Cristo non è un mago di quattro soldi, viene quanto soldi è. No! Non parlate del vile denario in mia presenza, che mi fa tanto soffrire, perché io sono... Inghinatevi davanti al grande maestro, saggi, ci credo. Ma tu dai che te lo stanno lasciando! Lei?
Senti un poco per scambio. Aspetti di nuovo. Bastare, senti. Lei, caro mortale, deve sapere che tutti gli altri ciarlatani leggono attraverso la mano. Ma il vero segreto per entrare nel tuo spirito è ascendere. Perché attraverso la scida io penetro nel sangarozzo, e attraverso l'arteria principale che va nel soffago e attraversa lo stomaco e direi lì e sorvola la cistifelia e arriva nel pancreas. Dove? Ignorante con la U maiuscola, dove? La tua ignoranza è pari solo alla saggezza del maestro. Ah, non mi interrompere. Dove ha origine la tua anima? Nell'intestino grasso o secco? Tenue o ponderoso? Retto o curvo? Bella o brutta? Bionda o moro? Lungo o corto? Bianco o nero? Ma che c'hai di tortono con l'uomo? A grandella! Ah, non mi interrompere. E da lì fermente e viene fuori sotto forma. Ecco lo spirito. Andiamo a passare un minuto con la regga. Andiamo a casa. Perché tu sei ignorante e la tua ignoranza è pari solo alla mia saggezza. Perché io sono. Inghiorate, vedo l'anno, quando mi sono saggi, c'è qui. Ti sei mai chiesto quanti tipi di piriti esistono? Io nella mia esperienza ho avuto tempo di meditare anche su questo. Ti sei mai chiesto perché ci sono piriti che puzzano? Ma che Nicola, anche perché da mangiare. Fratello, vedi, lo spirito senza odore è un spirito tranquillo. Esci. È finito lì. A compagnia. Un po' di temore. Parla da te. Ezio, ride, è uno spirito tranquillo. Dai, scandale. E invece, lo spirito che puzza è uno spirito maligno. Tu, caro il mio mortale, dimmi come li fai. Ma che cose personali, ma che fai da dire un po'. Te lo dico io. Tu li fai puzzoletti. Ah, andiamo tardi. Tu cosa sai? Non hai capito che tu sei davanti al grande maestro. Hai ora, maestro, leggi, sta là. Leggi. No, io zio vedo. Io vedo che dentro questo corpo c'è una grossa maialia. Hai visto? Questo va, tu mi ha finito. Non muore. Sì. È una grossa maialia. E la maialia.
maestro. Maestro! 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 Non so se fai ma che? Maestro! Maestro! Ma che stai acqua? Maestro! Come stai acqua? Come fai? E che facci? Buttiamo qualche cosa? Ma cosa devi mangiare, maestro? No. Ma cos'è vivo? Il maestro, quando è in servizio, lì? Non vede. Che cosa vedi? Ma zitto, è un professionista. Ah, ma su, stava. Caro il mio fratello, tu mi hai portato in questa casa dove segna il male. E noi lo sconfiggeremo. Facciamo tutto che non vada a fare. Adesso io vi dirò quel che dovete fare. Però prima dovete privarvi delle vostre sostanze. Certo. Adesso ci faccio un bagno, andiamo a non dovete liberarvi da tutti i vostri beni. Va bene, se vuoi fare accomodare, guarda. Agata! Ci lascio un attimino solo. Con... Agata! No, che io... Quello è che un tocco la situazione. No, prego, prego. Quando ti ho messo, Ferreghetto, che la cucina offre tutta la cucina a tua disposizione. Tutta la cucina, forse. Non è allora. Che non prendi se mangio. No. Da questa parte, prego, prego, maestro, s'accomoda. No, lascia andare. Prego, prego. E che sta facendo così? Ma è scaldato, ma è scaldato. Tu l'avevi detto. Va bene. Senti, Alfonso, questo è un momento importante della tua vita. Perché casi capisci che davvero quanto tiene alla tua vita. Perché praticamente il maestro, per eseguire questa contromedia, ha bisogno di qualche cosuzza. Allora, c'è tutto quello che vuole. Hai buttato una cucina io. Tutto quello che vuole su. Nel senso, qualche cosuzza. Insomma, intendevo qualche cosuzza, va! I soldi, non mandare i soldi ogni minuto, metto a bagnare, non posso sentire più! Ma io non ho mandato un denuncio! Ah, io non vuole sempre parlare, però sei mettere una sacchetta! Ma vieni, sarà possibile! Allora sai che te dico, vieni da dopo l'altare, da soldi, la maneria, io non porto mai messo e sta capando dopo, e poi quando vuole me lo fa mandare una cattura! Ah, come sta facendo, come sta facendo! Tu hai capito che ha detto io magro come tutta l'altra mano. Io un maestro! Però, maestro, vabbè, chiamalo pure bene. Però ho visto che veramente potete. Cioè, t'ha dimostrato. Sono disposto io a dare ciò che vuoi. Quando è sta cosa? Quando è? Ma che sto tu anni? Secondo te, la vita tua quanto vale? Allora, quanto vale? E che popolino! Quanto vale la vita tua? Quattro soldi. Ma non può venire con ciò soldi della vita? Quanto vale? Ma quanto affronti 100.000 lire? 100.000 lire? Milioni. Milioni. A cana, poco, a fronte. Milioni. 5 milioni. 5 milioni. A cana, frate. 10 milioni. 10 milioni. 10 milioni. A cana, non c'è poco. 15. 15. 15 milioni! A chiano, frate! A chiano, un bel amico ci stai parruando! Insomma, quanto vale definitivamente? Io ci posso fare 20 milioni! Se vuole tutti, se non è! Che 20 milioni! Ora passiamo con maestro! Vediamo se ci fa uno sconto! Sì, sta di fine stagione! Mamma mia! Vabbè, io comunque ora voglio chiamare maestro! Vediamo chi felice! Sì, d'accordo, andiamo! Vogliamo! E seguiamo la contro maestro! Vogliamo! Agata! Chi è? Oh! Venga, 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 venga! Ah, chi è? Senti, venga! Ma sto mago! Chi? Ma quale mago? Ma dove chiamare, mago? No, non c'è niente! È un maestro! Vabbè, è un maestro! Non assomiglia a qualcuno! No, perché? Sai, io da stai in No, tu non puoi io che fai tu!
Però miesto, maestro, mi pare preparata per davvero. A sapere che da banda andava a cucina, ma dito piccati miei, che io non ce l'hai contato manco a parrino. C'è diritto tutto questo. Ma cominciamo, ma cominciamo, ah. Sta provata, e sono. Cioè, vogliamo, andiamo, calma. Forza. Ragione, Agata, ragione. Ma questo maestro si vede che è potente, però ma si vede poco. Ma è quello che capisci. Ore! Che t'ha senato? Ma è cominciato con ore. Un maestro viene accettato magari, eh? Magari, ma già comincio. Ho fatto casa. Facciamo sta fallottata. Sicuro? Sicuro? Ma raccomando, non parlare di soldi davanti a maestro. Oh, quando mai? Andiamo a parlare. Maestro, mio fratello ha accettato. Maestro, andiamo su una vera. Oh, qui ce l'hanno un bevero con le zette. Me sta mangiando, non è che bello. Allora, come dicevo, mio fratello è disposto a sacrificare qualche bene. Ah, faccelo qualche. Bene. Allora, siamo pronti per preparare la gondola. Mai niente. Per adesso ci prepariamo per preparare la gondola. Mai niente. Io accompagno il maestro. Accompagno. Prepariamo tutto quello che ce ne prepara. Quanto ci vuole? Che non è buona tutta chiara. Maestro, oscia. Padre, davanti al grande maestro saggio di saggi cicli. Bara di colore rosso, giusto, giusto, è giusto. Ma allora voi vuole un articolo su misura? Un articolo su misura? Che problema ci sono? Signor Alfonso, non ti preoccupi. Assuma una posizione naturale.
Peppino, mi raccomando, ah, facendo un bello uomo come è potuto muovere un uomo. Io tu ci c'entri, ci sono miei ciccini. Metteci, un mondo, niente. Mi raccomando, Peppino, ah, cuscino che soffre il cervicale, ah, facciamo un buono. Che fa scherza, ah. Abbiamo cuscini bellissimi, beh, cuscini da lei. Che se gli tocca. Posto. Ma fru, un attimo. Va bene, ma chi è sta misura? Un'invenzione brevettata dalla nostra azienda! Brevettata un'invenzione di lusso! E che invenzione è? Lei un funerale un anno fa. A San Mastiano! Ma ti ma a San Mastiano, dai, ci sono tutte le scalone. Allora che succede? Quando uscire una spagna, scende in scalone, se ne dà! L'abbiamo da poco, e che beneficio? Dei piedi di un... Invece con questo sistema noi ci mettiamo un legno che lo blocca! Sì, non riscalo nel meglio di sto dio. Ah sì, va perfetto. E mi non è l'altro che convinto questo qua con camme sei anni, dai. Ma è un legno delicatissimo, un faggio, una cosa bellissima, quando si sente, capisci? Lo facciamo uscire, mi capisca quando lei non uscì. Sai che pare brutto a poco quando uscì in Senegal. E non riesci tu. È brevettato, signor Alfonso, non si preoccupi, non si preoccupi! Come dice tu? Allora, gli interni come facevamo? Il raso? Facevamo un bello raso, leggero leggero, fino fino. E un raso è freddo. Un raso è freddo, io voglio una cosa giusta. E ciuccavano, che potevamo un bello velluto damascato. Ah, un bello velluto di colore rosso. Giusto, giusto. Velluto rosso. Velluto rosso. Questo rosso va bene. Io ci scrivo questo codice così, non ne sbagliamo. Raccomando, Peppino, ah, come essere. Giusto! Ah, come mamma, bella! Bello, morto, tutto fatto imbottito! No, no, salvaggio delegato per davvero! Salvaggio delegato! Allora, io, paga sozza, ci vuole sedere 6 o 12 cavalli, sono vicino a me. Dice quanto? 24! 100 cavalli! E questi cavalli sono di un 12 metri, non per la certa! Queste cavalli sono belle. Belle, cavalli belle, cavalli, ci faccio buttare i cavalli che belle ranne ranne, cavalli una cosa spettacolare. Belle, fanno scena, le cose giuste. Beh, belle, scenografia proprio, una cosa spettacolare, signor Fonte. Però la sono torta di cagata in terra. No, che ci potevamo dubbare, signor Alfonso? Che si fa? No, non volesse che la gente dice, ma che bello un funerale che ha fatto. Bello, oh, che bello vestito, che bello bello, che bello interno, ma che bello. Però la puzza di merda, sta fuori, no, no. E chi dava del giro tutto sul vaso? No. Ci posso fare che una macchina di questo modo? Una bella macchina. Una macchina di questo modo. Di questo modo? Una bella macchina onda facendo. E di colore? Giusto! Ma che una giusta lunga e danni sì fanno tanto è difficile, ma quando sono morto non dice niente nulla poi io. Ecco fatto, e pare che c'è questo massero, ci siamo davvero, e pare che c'è questo massero, sì, raccomando, ma fare un figurone, vediamo che cosa si può fare, signor Alfonso, ma per un suo problema non ci ha messo così dal ciondo della nostra ditta a contenta della passata fino all'ultimo momento, non si preoccupi, grazie, pensa grazie. Tutto io. Grazie Peppino. Te lo senti, non compri male se sono là. Su perché? Su ma sua studia. Signor Alfonso, lo slancia! Ci sta di ricerca, la svolta andai che era più vino, mi vino tutti i pichinini. Ma che cavolo? Tutto questo. Sto cosa mi succa, è bellissimo. Bello questo, ci vuole!
occupare, ci farebbe il luogo, signora Fonte. Fino a me lo rivestiamo. Ci mettiamo una bella cosa del gomma piuma. Bello. Sì, no, bello, ci aggiungo. Più gomma piuma. Più gomma piuma. Ah, ecco fatto. Signora Fonte, non si preoccupi. Non si preoccupi. Comunque, se la salma non aveva altri desideri, io andrei, sai, c'è un sacco di richieste, cose, se più ciò vai, io vado, va. Va. La saluto, e si stia bene, per modo di bene, signora Fonte, non si raccomando, no? Ci brigavano a farlo scocciava giù, Ci vediamo. O se va da se da bao, prima che un mago avesse a fallire, io mi premonito. Agata, a botta! A botta, a botta! Signora, ma che lei si è messa a suonare? Ma chi non ci dà i cavi? Agata, per piacere, non ti ci mettere anche tu. L'hai preparata la mia valigia invece di parlare? E allora, per davvero vuole lasciare la signora Afonso? Sì, e c'è pezzo di tempo. Si muove finché resta ancora in sua casa, cara malata! No, non esagerare! Sì, non esagerare! Non esagerare! Comunque, questa volta mi ha veramente stufato, Agata, non ne posso più! Non dico io come fa ancora a fidarsi di suo fratello, non lo capisco! Signora, sa, che persone quando canciare, ha passato tanto tempo! Agata, ma non è che per caso tu c'entri qualcosa con questa io? Sì! No. Come pare che eri innamorata, dottore! Avanti, forza, che cosa sai? Oh, sta mi ha fatto del zucchero da me! Ma non guardo! Va bene! Vai a prendere la mia valigia! Dico io come fa ancora a fidarsi di quell'imbroglione proprio! Non lo capisco! Quell'imbroglione, come lo chiami tu, è sempre mio fratello, va bene? Ah, sì? Sì, sì! E dove è stato tuo fratello in questi anni? Dimmelo! In realtà non ho avuto che fare, A Maremonte, te lo dico io com'è stato. È stato a fare la bella vita con i soldi che ha rubato a te e a tuo padre. Ecco dove è stato. Va bene, ma i soldi erano magari su. No, ma perché si campa che i soldi? Che ne fai adesso? Dai, un bagno. Alfonso, perché mi hai stufato con questa storia. Alfonso, vuoi veramente bene, lascia perdere tutte queste fisse. Non c'è nessuna maiaria, nessun mago ti può salvare. Perché non sei malato, Alfonso? Alfonso. Andiamo. E se mia moglie avesse ragione? E sei un gin malato? È tutta una fissa mia. No, a me non mi sento male, Sono malato, non mi sento male. E se avesse ragione? No, mi sento male. Vuol dire allora che ha sposato il signor Afonso, per favore, sposare? Io, ho pure sposare. Scusa giovanotto, perché tu mi vuoi solo sposare? Tu vuoi sposare? Ma allora tu non hai capito niente. I soldi, lo sai che mi servono i soldi? Di scappare con te. Io non te l'ho voluto dire, ma questa è la verità. Non è vero? Ma come è? Oh, va pure, santa verità, sì. Te, beh, sì. Oh, come è? Non mangia più, non dorme più, no. Non beve più. E io cosa sono successo? Senti, l'altra sera, cucciò il solo, di notte, oscuro. Sopra Ponte. Sopra Ponte? Ma che fa?
Sì, ma che saccia che faceva sulla ponte? Io da là, ma Ibro non è, Ibro. Su, mi avvicinai, lo chiamavo. Tu le... Chiamavo piano. Che se si scandava. Oddio. Tu le... Tu le! E non mi sentivo. Io si girava, italiano. Sudure! Ma che ci fai qua? Solo, che ci fai qua? Che pensi? Ma che cosa stai pensando? Che cosa? Che cos'è che... Lo sai perché mi disse? Che ti disse? Sì, io sì. Una volta mi disse, vediamo. E sai che mi disse? Che ti disse? Lo sai che... Che mi disse? Che mi detto non ha importanza, l'importante è che tu lo ti vuole bene. Sì, va bene. No, facciamo qua le mani. Perché tanto? Se ne abbandono. Mi dispiace. Cioè, noi abbiamo che fare, noi dobbiamo morire. Questa occasione, mi dispiace. Arrivederci. Forza. Perché non... mi lascia che tu ignora. Se questa è la verità... Ma pure santa verità! Usa perché mi disse sulla donna? Che te disse? Usa perché mi disse? Ma chi te disse? Non mi mette di pressione, io queste cose mi scuoto. Non lo sai che mi disse, non mi ascoltare. E avanti, se le cose stanno così, va bene. Però tu risumi pitina ciò che te in giro, asco un corpo tu ripuglio. Ti ripure no. Visto che hanno detto conto, possiamo procedere. Ti dichiaro marito e moglie. Ma che cazzo! Piuttosto, Michelini, preparaste l'effetto speciale? Sì, tutto preparato. I campani su fronte e un bombare. Campani, bombe. Ma che state bombando? Avanti, forza, finiscila. Sorella, questi sono gli effetti speciali del grande maestro. Non so che fare. E ora mi siamo! Più! E che sogna a casa mia? Io non sogno a casa mia invece! Perché tutte le figlie la tombolano! La voglio! Sull'avvocato ci mancava! L'avvocato la fretta! Signor Salvatore! Ha morto che non ci vediamo! Io la vedo in forma! Mi mantengo abbastanza bene. E questo signore. Signore. Chi è? Signore, mi sembra di conoscerlo. Eppure. Sì, è una faccia conoscente. Sì, avvocato, è impossibile perché il maestro viene da molto lontano, non sicuro? Contano, è vero, è impossibile perché io vengo da molto lontano, io vengo dalle foreste. Si presenti, maestro? Io sono il grande maestro, il saggio dei saggi, il divino Cicri. Chi? Ma come chi, avvocato? Ma se ogni due parole ci mettono un po'. Ma come la capire? Mi scusi, chi è che ci gridi? Il maestro? Il maestro, ci gridi è il cognome, avvocato. Scusate, non avevo capito. Comunque io ero venuto per il signor Alfonso. Alfonso, non c'è, se lo vuoi dire. No, mi ha fatto chiamare. Sì, vengo. Grande. A poco, lei qua. Ero venuto a portare. Allora, vi voglio presentare. Sarà presentato. Mi ha conosciuto. Questo uomo è quello che mi salverà.
che mi toglierà la brutta maieria che... Io non credo a queste queste cose. Ma dai, non credi perché fossi in una bici a mezz'ora. Ma lei, ma faremo sul riscaldo? No, no, io non credo. E basta, sono solo... Ma se ha parlato, non ci crede. Non se ne potesse mai capire, no? Va bene, ciao, grande siamo, a Matteo. Ma che te ne il maestro diceva che è contento della sua presenza. Anzi, una persona che non crede può essere di aiuto. Come si dice, aiutati che Dio ti aiuta. Ma che sto dicendo? Vabbè. Io avrei bisogno. Scusa. Avrei bisogno di entrare in trance. Ah, certo. Adesso caio e ti sono un bambino, c'è un'altra cosa. Ma che sta facendo? Questo video sembra più cretino. Perché? Di entrare in trance. Aveva bisogno di concentrarsi. Di entrare in una concentrazione particolare. Maestro, io allora vado a preparare. Sì, buonza a tavola. No, mangiare. Senti tu, ma non è che è pericoloso. Io te ne vado come scatto. Oh, famiglia, mi assomiglia a qualcuno. Un attimo di pazienza, perché cavolo, maestro vuole cose precise. Precise, precise, non essere precise. Maestro si tocca. Visto mettiamo qua, e che sto mettiamo così. Allora, questo ci mettiamo qua. Maestro, è tutto pronto. Antonia, avvocato, se ne siamo là. Sta mettiamo qua. Spartite le acque. Maestro, l'accompagno. Piano, da sugli entrambi. Piano. Non da preoccupare, c'è un maestro. Prendiamoci per mano e sia buio. Stiamo attenti, eh? Non devi andare, zitti. Spirito. Spirito. Maestro, spiritasse da parte. Spirito, se ci sei fatti sentire. Lo sento. A chi sei? Che sei detto con l'avvocato? Avvocato, ma 10 minuti studiato, no, vero? Spirito, se ci sei fatti sentire. Spirito, se ci sei fatti sentire. Oh, ma che ti vuoi dare? Spirito, fatti sentire, spirito.
Il... Oh, minchia! Campana, Alfonso, campana! Spirito, spirito della campana, se ci sei, fatti sentire. Spirito della campana, chi è che mi disturba? Io sono lo spirito della campana, cosa volete da me? Spirito, spirito della campana, io sono il grande saggio dei saggi, il grande maestro, il divino Ciclino. E con Ciclino? Ciclino nome Ciclino! Come state, spirito? Io bene. E tu come vai? Pagando! Posto! Qui, vicino a me, c'è un povero disgraziato, deficiente, incompetente, puzzolente. Tu li fai puzzolente. E ha bisogno del tuo aiuto. Io sento da quassù una strana maialina. Dimmi, spirito, come bisogna fare per sconfiggere questa maialina? C'è bisogno di tanti, tanti, tanti immolazioni. Cioè? Tanti, tanti atti di devozione. E cioè? Tanti, tanti, tanti atti di dedizione. E cioè? Tante, tante, tante offerte. Cioè, i soldi, brum, 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 brum. Ah, i soldi, che parola, avvocato, sembra avvocato, eh? Amici, io dalle vittime mannato, un messo che sta morendo, un spirito una campana si dice scappato, dalle vittime io cado da mannare avvocato. Lo spirito è disposto ad aiutarci, ma il sacrificio è alto, è alto. E vabbè, no, ma è come giù, ma da come giù, quando è il sacrificio? Avanti, quando è? Quando diventa sempre le mie, sempre le mie, dipende. E che dipende? Dipende, dipende. Vuoi campare 100 anni? Dipende, dipende. Se vuoi campare 100 anni? 100 milioni! No, 100 anni, sono passati. Se vuoi campare 90 anni... 90 milioni! No, 90 anni, cari, hanno fatto un po' d'anno. Se vuoi campare 80 anni... 90 milioni! No, sai che... io ammazzo, ho potuto sacrificare fino a 70 anni. E quanto? 35 a 1. Oh, è un bravo. Senta, si può fare, si può fare. Vabbè, allora. Facciamo un tubo, l'uomo, l'inzese. Ma è, ci ho fatto la stessa. No, aspetta, aspetta. Tu la segno, lo intesti a me. E poi io li giro. 30 milioni. Maestro, ci credo. No, ci credo. Che non ci credo, non ci credo. Questo non è... Allora, Salvatore. Io ne sono entrato e tu tagli. Prego. Cacciato. Brutto lunghe mani.
Vediamo. Ah, allora, vieni qua, non me ne posso. Come ti senti? Ma quando c'è leggero? Sempre che sono ottimisti. E ci senti un po' bene. Beh, lui, già, io ti vedo, ha pigliato pochi colori, Ora lo sai che devi fare. La prima cosa che ha fatto è fare scombare queste fotografie, lumina, acqua, crocifisso, basta. Ormai sei guarito. Anzi, manca una cosa. Adesso il maestro ti darà il sale della libertà. E con questo non c'è maieria cadente. Che ti ha compreso le 70 milioni? Ma certo, anche ne mettessimo un'altra cosa. Ah, basta. Aspetta, ma... Maestro? Osano, osano, bianco e pulito san, osano, osano, bianco e osano, osano. Maestro, mi ha attaccato, che tu mai ha, maestro? Osano. Avanti. Il sale della libertà è su di te. Il sale della libertà è su di te. Da ora in poi sarai immune da ogni maieria. Ia. Da passo tu sai, poco salato, e non male che sa, va bene, ma oramai sei guarito. Basta, cioè, ma fa l'ora, ora accompagno a maestro, perché si sta prendendo caca a casa, ma casomai non c'è tanto, va bene, maestro, facciamo le istighe, facciamo su, grazie, sannagliasse. Già mi sento meglio, perlomeno mi sento un poco insaporito, ma maestro, meno male che mi sento no, mi ha salvato la vita, grazie campanello, campanello. Vito, signorina, si accomodasse, ma chi c'è un uomo di Pasqua che sta qua? Buenos días, io mi presento, sono Rodriga, la ballerina che ti intriga. Ah mia, per me non mi fai né cavolo né fritto. A cui ci canto? Tu eres la sierva? La sierva. Io cercavo il signor Alfonso. Rodriga la ballerina che ti dica, tena qui qualcosa da dire al signor Alfonso, cosa muy privata che la servitù non può dire. La sierva? Adesso a servire soprattutto tumbolata, che c'è che la servitù non Agata. Puede. Agata, ma chiamare il signor Alfonso, dai. Ma signora, ma che c'è a chiamare? Ma la sta aprendo. Agata, t'ho detto vai. Vai. Signora. Signorina, ruego. Rodriga la ballerina che ti intriga è signorita. Signorina, io penso che avete delle cose importantissime da dire al signor. Cosa sicuramente? Lui privata. Certo, certo, senza ombra di dubbio. E ora guardi, entri di qua che tra poco viene il signor Alfonso. Grazie. Guarda, il mio maritino con la scusa della malattia se la spassa pure con la ballerina, sì. Ora mi sente. Ah, ma chi è che c'hai? Ma tu è la bicicca! A Spagna! Ma che fai bruciare? Oh, ma che si faccia? Bellucci! Ah! Mia moglie! Sei venuta a chiedermi scusa? Ma sei! Prego! Pronto! Oh. La prima scusa! Ma io! Ma si graziate! Ma che è successo? Che è successo? Ma noi! Caro Martino! Che sei un morto! Ma che c'è? Ma è dalla ballerina, morto! Ma dalla ballerina, ma che si faccia? Ma che si faccia? Ma che c'è una testa? Ma cosa dei pazzi? Cosa dei pazzi? È spermettito?
Ma che te lo dici, dove vai? Tu eri Alfonso? Ma lei chi è? Io sono Rodriga, la ballerina che ti arriva. Olè! E che cosa vuole? Di mia! Nada, solo 70 milioni. Ah, ma ci vuole! E mi prendi? E se dicevo qualcosa? Senta, signorina, noi non ci conosciamo. Sì, sì, lo so, ma io ho conosciuto suo hermano. Ah, lei c'è cammando. Cioè, avanti, cazzo, pigliare il mio messina. Amando, parte lo sport. Ah, no! Ah, no. Come si diceva suo fratello? Un fratello? Fratello. No, c'è un fratello. Suo fratello, un quel brutto puerco. E questo è mio fratello, porco. Quel brutto puerco me ha incantata. E derubata. E quando mai? È che l'ultimo giorno mi ha potuto dare. No, lei ci ha cascato. E ora io l'ho ritrovato. Fatto bene, fatto bene. Ti ho agganciato, che non c'è uno, la Monte. E lui mi ha promettito che me restituiva tutto il suo dinero. Perché disse che ha un fratellito un pochito ingenuo. Adesso. Stupo! No, non sogno, è un altro, no. Un altro fratello, tu credi ancora? No, ma lei è controllato, nada. Che ci ha detto, mio fratello? E suo fratello è un pochito ingenuo, tiene muy dinero, è muy ricco, e sta convinto di stare fermo, di stare crepare. Eppure lo fregherà di tutto sullo dinero. Tutto chi? E poi mi ha promettito che me sposi e me porto alle Bahamas. Intende? Intendo. Intendo. 70 milioni, c'è da 70 milioni. E dove sta questo fratello? Ma chi fa 70 milioni? Intende? Senta, signorina, se lei donna fra una mezz'oretta, io ci faccio attuare qua questo mio fratello che c'è una sua fessa, suo cretino, mi dice che si crede di essere malato, invece è buono. Sì. Ci ho fatto attuare qua e ci ho risolto. Bien. Va bene. Mi sei muy simpatico. Confidente. Olè. Olè. Se vado, io bucca la bocca. Ma i poveri tono somigliano a qualcuno. Ah, da! Già, ma c'hai a fare baiare. C'hai a fare baiare perché c'hai a fare baiare. Sto disgraziato, c'hai a fare baiare. C'hai a fare baiare. Un mazzo! Un mazzo! Brutta traditrice, non sei mio punto cuoco! Non si preoccupi perché stavolta un mazzo. Volevo la mezzo. Hai tu e la ballerina. Ma dico, ma magari tu mi hai incantato, ma intanto tu magari tu. Ma io che ti ho fatto? Mi dissi che mi meritava, che mi buttava del banane, si che mi ci ho buttato cose. Alle banane, che è vicino alle cucuzze. No. Ma dico, ma come ti faccio queste commenti? Come ti faccio queste commenti? Le festa? Sei una, come ti faccio queste commenti? Io? Ah, perché vuoi al pesce? Non ci cresci proprio. Giù. Ma chi sta lì? Niente, ma non si preoccupa, perché sto cuoco, un euro mezzo, una volta per tutte. Che mazzo. Un mazzo. No, che ci vuole una cosa più tremenda la morte. Che cos'è il peggio della notte? Per mio frate, io la so. Sì, travagliare. Sì, sì. Io non è capace che si ammazza, no, che se non va a travagliare. Io voglio fare la travagliare, cioè, comandare uno, ora su un momento. Aia, magari non sono sangue, non so sangue. Magari un abito a fregare. Oh, lo sai, fai una cosa. Arrezzetti un poco. Vai da parte e mi chiama mia moglie e a me soldi, ci scaviamo subito. Su moglie. Sì, come so, ci saremo subito a dire un'idea, una buona idea, vado a fregare. Va bene, ci voglio tornare. Non fregamo, non so, devo mammucare tutte cose, mammucca. Il sale della libertà, la sala, la mare monte, la mia, la scimmia.
Prego, prego, prego. Prego, avvocato. Permesso? Avvocato, secondare una cosa, tremenda, avresti caccia, secondare una cosa. Lo so, ha scoperto che suo fratello l'ha preso in giro. Ma come un ha saputo? Ma signor Alfonso, ma non mi dica che non si è accorto che il maestro è un imbroglione. Meglio no, io non me l'hai domandato. Ma come? Il maestro è suo cugino, Iano. Sto figlio va in giappata! Vado in galera, Cristo! E io sono tornato... Io sono tornato per avvertirla. Troppo tardi, troppo tardi. Ma chi sa le 70 milioni, ma questo? Mi dispiace. Troppo tardi, ma io non devo punire. Anzi, caro, non cosa mi punire. Va bene, allora se è troppo tardi, io vado. Ma poco, hai un'idea. Ma vuoi fare un piacere? Sono a sto completa disposizione. Allora, esci di casa, piglia l'ambretta, la metta a poco, e se non la cazzo con mio cugino Iano. Va bene, corro, c'hai il combinare, è storiatona. Alfonso, ah, hai fatto chiamare? Prego, ma come va? Ma che ha detto? No, 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 Alfonso, chi non ha detto? No, chi non ha detto? Passa! Spero, ma c'è un buon motivo, se no sto corpo si adesso una spada! Mamma, fallo per questo, no? Avevo ragione, mi pare la prima a bruciarmi. Grazie, Davia, ricco io. Ma chi sa le 70 milioni? 70 milioni non faceste fuori, disgraziato. Non fregato. Però tu torna con me, torna a stare con me, non so, ti prego, torna, sta casa per tappia. Addio, non aspetta nessuno. Io non lo so. Non lo so perché questa volta hai esagerato. Beh, Alfonso. Se torna, ti prometto che a tuo massimo c'è una buccia alta buccia. Alfonso, devi comportarti bene, però! Se torni, cerco di guarire, me devo sta vista la malattia e tornare a essere felice come ero prima. Secondo me sto esagerando. Mamma! Ma che te! Alfonso, bene, devi togliere subito quella stanza! Quello dietro, va. Mi dovete aiutare, devo imbrogliare mio fratello. No, non mi devi parlare di tuo fratello, non lo voglio neanche sentire nominare. Ma anche l'ultima volta. No. Lo devo, tu devo qua, scusa mia, aiutami, l'ultima volta. Va bene, dai. Agata! E poi lo sa molto sì. Sì, allora, siete qua. Allora, ora riesci di qua, ma cerca mio fratello, vuoi vedere? E comincia a fare uscire. Tuo padre ti sente male, sta a morire! Io non ce l'ho! Ma che c'è per vita! Dammi la fallo teatro, tu! Sì. Eh,
Io capito, non mi ne tiro, che ora c'è una pasucchiera, va bene, te ne un'altra cosa! Tiene te la una cosa! Vabbè, allora, facciamo. Io lo metto qua. Oh, anzi. Qua, metto. Allora, qua. Allora, sono qua nel rumore. Vai, forza. La mettiamo un'altra, bestiato. Metti qua. Io la metto qua. Senti, questo qua, che sta cercando tutto. Ah, facevi prova, vai! Piaci! Madonna! Ma tuo marito! Fa un nome di vuole smattire, fa prima mio marito! Vabbè! Tieni le camicie! Non me le tiro capire! Vabbè, ciao, prego! Vediamo! Però, la mente aveva tutto il capo! Tutto il capo! Ma dopo, non lo metto, tutto il capo! Mi raccomando, ah! Convincente! Sai fare, non mettere una cosa, se non mettere una cosa, capito? Ok, non sa poter chiudere la lingua, capito? Vai, mi raccomando, vai! Piange, te lo dico! Papà, non me ne tiro! Mamma! Chiedilo, una mezza sera, la frate! Ti faccio promesso, tu lo prometti. Lo prometti,
caso il signore fa miracolo, gli sta fatto frate. Gli sta fatto frate, lo promette la tua calce vita. Lo promette. Lo prometto, certo lo prometto. Lo prometto che ce l'ho finita questa volta. Lo prometto, certo lo prometto. Lo prometto che ce l'ho ogni volta tutti che ti facciamo tu. Lo faccia contento. Che brutto, all'improvviso portici al di là, è fatto aiutare dalla ditta Beato, chi se ne va, noi lo porteremo dritto al di là. Ma dico che ti ho comprato Alfonso, ma che ti ho comprato, che ti ho comprato Beato, come ha fatto, come ha fatto, ma il signore solo mi può salvare, ma io la preghiera che mi ha ricevuto fare, per favore una preghiera ti faccio, per favore fai rilaggiare a me frate, fammi guarire per favore, io ti prometto qualsiasi cosa, ti prometto che mi levi il debito, che cangio vita, che divento un bravo cristiano, che mi mangio magari a travagliare, non la però non me lo vado a comprare tutto come voglio da me. Ha promesso che andrà a lavorare e ti dà la vita. Grazie mio frate, grazie mio frate, grazie, grazie per la scelta, grazie, 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 grazie. È il mio marito? Maria, prego, faccio un volato. Signorina, le presento il fratello che gli darà tutti i soldi. Oh. Eres tu? Sto buono, fantastico. Brutto puerco. Amase. Dammi l'assegno. Gli dai tutti i soldi? Col sudore nella sua fronte? Perché lui, da domani in poi, andrà a lavorare nelle mie ciuse e nelle sue. Andrà a zappare, zappa, 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 non le capita. Addio, vado, basta da zappa. Guadagnerò e ci risulterà i soldi, poi a mezzo la zappe, da che hanno un poco di cucuzzi e devo andare a finire la cucuzzi, poi che hanno la mancia del banano e devo andare a finire la banana, hai capito? Vada visto, i miracoli esistono, ma non i miracoli che mi cercavano mai, a buono altro miracolo lo cercavano, non mi danno uno oggi. Aspettate di vedere un miracolo rosso. Che tu cosa tu la sedia a rotella dopo 90 anni. Dopo 90 anni a 70 anni ti potevo stare non su questo miracolo. Un cieco che ci vede. Poi da sto sogno. Era meglio che non ci vorrei. Un muto che parla. Pare quando aveva capato a 13 anni del giorno di è meglio che stava muto. I miracoli su altri, figli, altri su signori miracoli. I miracoli. I miracoli sono le cose semplici. I miracoli sono stamattina e sta buona in salute. Questo non vuoi chiamare, non vuoi chiamare miracoli. Questo è il tuo miracolo. I miracoli sono avere una moglie accanto che tu vuole bene. E non mi fai corna. Questo periodo è miracolo. I miracoli sono avere
avere tanti figli che hanno corso casa a casa. Se tu te ne voglio ammazzare, ma è bravo. Io me la sono le cose semplici, o sola, a luna. Io la messa a rumenta. Vedete se a suo reputo, a suo figlio che ti fa una comunione che si lavora che sui miracoli, non su auce miracoli. Non ciccate la auce banda. I miracoli ci stanno attorno. Non ci sono io. Organizza tutto, sia questa commedia che tutte le altre cose che l'associazione fa. Gianluca Tavatta. Giovanni Spina. Rossella Bacchetta. Simona Muzzo. Stasera va usando se mi aiuta a mangiare, perché quando si mangia non pensa niente. Però ha lasciato qui il sindaco, c'era fino a poco tempo fa, non lo so se c'è ancora. Stai in giro per vedere, stavo commentando con suo figlio. È soldato. Lo ringrazio veramente di cuore, aspetta che sta salendo. Lo ringrazio di cuore perché grazie a lui e alla sua amministrazione che ci dà la possibilità di divertirci tutte le sere. Veramente è una bella cosa che facciamo qua a Palazzolo e noi lo facciamo veramente con cuore, con l'aiuto e col supporto dell'amministrazione. No.
niente, è importante a proposito, quello che sta. No, io volevo in effetti ringraziare a nome della cittadinanza l'associazione Artefatti, anche perché devo dire avevo visto già questa commedia a Caricattina quest'inverno e mi era piaciuta. Colgo devo dire che colgo in questa commedia dei tratti e dei momenti di divertimento, ma colgo anche in quelle che vorrei sottolineare delle pillole di saggezza, cioè quello che in effetti che è stato detto e viene detto durante la commedia, poi alla fine è una cosa che interessa ognuno di noi nel quotidiano. Tutti pensiamo che le cose ruotano attorno ai soldi, è una cosa sulla quale in effetti credo che dobbiamo iniziare a pensare che nella vita non ci sono solo i soldi e che invece quello che è importante è il quotidiano, la normalità che viviamo nelle nostre famiglie. Ci accorgiamo di questa cosa quando poi succede qualcosa nella famiglia o a qualcuno dei nostri familiari o effettivamente a quelli che possono essere gli amici. Allora poi ci rendiamo conto effettivamente che il quotidiano, e questo emerge da questa commedia, e loro sono stati bravi a farlo emergere, il quotidiano poi è quello che tutti cerchiamo e al quale tutti andiamo. Quindi non cerchiamo le grosse cose, non pensiamo alle grosse risorse, anche perché effettivamente, francamente, non ce ne sono più. Cerchiamo il quotidiano e soprattutto lavoriamo affinché il quotidiano avvenga e si svolga nella normalità. E l'associazione culturale, l'Artefatti, diciamo, con queste serate di teatro, di poesia, di narrazione, ci danno delle piccole indicazioni di quotidianità, quello che ci serve un pochino per svagarci dopo una giornata di lavoro. Quindi grazie a voi per quello che avete creato e soprattutto per questo messaggio che ho lanciato alla comunità, che ci si può divertire anche senza avere un eccesso di risorse, particolari risorse, perché vi assicuro che è tutto basato sul loro sacrificio e sul tempo libero che magari sottraggono alla propria famiglia per dedicarlo all'associazione. Quindi auguri e buon lavoro. E ci saranno le premiazioni delle compagnie che si sono esibite in questo fatto. Grazie!